Mi chiamo Angelina Zet, ho 18 anni, studio l'italiano da circa 9 mesi. Mi chiamo Richard Ghazzawi, sono palestinese di Betlemme, ho 18 anni. Ciao, mi chiamo Hussam El Abed, sono palestinese di Ramallah. Sono alcuni dei volti dei ragazzi palestinesi che martedì 31 maggio hanno ricevuto il diploma di conoscenza della lingua italiana presso la Fondazione Giovanni Paolo II di Betlemme. Con questo certificato in valigia partiranno per la regione Umbria, nel centro Italia, per frequentare l'Università degli Stranieri di Perugia. Questo progetto è iniziato tanto tempo fa, fin dalla seconda intifada, quando le strade erano chiuse e i ragazzi non potevano andare all'università di Bir Zeit o di Gerusalemme. Allora abbiamo pensato di mandare i nostri studenti in Italia. C'era ancora il coprifuoco e padre Ibrahim mi diceva: guarda quante famiglie sono preoccupate per i loro figli, loro non potranno mai uscire da Betlemme, non potranno studiare, non avranno un futuro. Io allora ero un professore, come oggi, dell'università e dissi: ma padre, se tu mi aiuti a farli uscire da Betlemme, io ti aiuto a farli studiare in Italia. E così è stato, grazie alla collaborazione fra il Consolato Generale Italiano, la Regione Umbria, l'Università per Stranieri di Perugia e la Fondazione Edisu, che elargisce borse di studio, sono già oltre 200 i ragazzi che hanno partecipato all'iniziativa. Il nostro progetto consiste nell'insegnare italiano qui per 9 mesi o per 6 mesi, in modalità intensiva. Tutti i ragazzi studiano in Italia e poi tornano qui per lavorare. Ad esempio, ci sono 4 impiegati a Betlemme e in tutte le varie associazioni. Noi vogliamo aiutare il popolo palestinese ad essere il protagonista del proprio sviluppo e lo possiamo fare trasferendo quello che sappiamo, aiutando questo potenziale di sviluppo che il popolo palestinese deve costruire da sé con l'aiuto che la cultura, la conoscenza può dare. Prima della consegna dei diplomi, i ragazzi che partiranno per l'università, 13 quest'anno, hanno messo in scena uno spettacolo in italiano, Andala, la nostra terra, ispirato a un noto personaggio a fumetti della tradizione palestinese, simbolo del desiderio di giustizia e pace del popolo. Con ironia e leggerezza, gli studenti, cristiani e musulmani, hanno rappresentato insieme la storia della propria patria e l'amore che li lega ad essa. Io vorrei studiare la medicina perché mi piace aiutare la gente, specialmente in Palestina perché c'è la guerra la gente ha bisogno di medicina. Vorrei studiare scienze delle comunicazioni in Italia, a Perugia, perché penso che ha tanta opportunità di lavoro e voglio tornare qui. Il giorno seguente c'è stata anche l'inaugurazione di una nuova sede della Fondazione Giovanni Paolo II, che per la prima volta ha aperto una scuola di italiano a Gerusalemme, presso la sede delle Suore della Carità in Città Nuova. C'è già una classe che sta prendendo lezioni di italiano, ma d'ora in poi ci sarà un vero e proprio istituto. Siamo molto molto soddisfatti di poter aprire oggi questa seconda scuola in Gerusalemme con la Fondazione Giovanni Paolo II, con la Regione Umbria, con il nostro programma di sostegno alle municipalità palestinesi. Vedere tantissimi giovani palestinesi, tanti ragazzi che arrivano in Italia, possono avere una chance per la loro vita e poi tornare nella loro terra per costruire un futuro nuovo, di pace, ma vero, beh, questa per noi è la più importante e la più grande gratificazione. Uno, due, tre, quattro, cinque, cento, mille passi.